questo narratore che esprime il punto di vista popolare esprime anche una ideologia. Il narratore popolare pensa, per esempio, che non esistono sentimenti disinteressati, che qualunque comportamento di Rosso Malpelo è la riprova della sua cattiveria. E quindi il punto di vista del narratore è un punto di vista a priori malevolo. Dal punto di vista dell'autore non è possibile pensare che Rosso Malpelo sia così cattivo, che Rosso Malpelo sia cattivo solo perché ha capelli rossi. Ecco. Cioè il narratore presenta come strano, cioè ciò che è normale. Per esempio è normale che Rosso Malpelo, subito dopo la morte del padre, getti al cane il pane, la grazia di Dio. In realtà è disperato per la morte del padre e quindi non ha fame. Però il narratore interpreta il suo gesto in modo malevolo. Questo è per l'appunto un esempio di antifrasi. L'antifrasi è una figura retorica per cui si dice una cosa per sostenerne un'altra. Il Rosso Malpelo, si dice dall'inizio alla fine che il Rosso Malpelo è cattivo, ma in realtà il lettore è indotto a pensare, se legge bene il racconto, che forse Rosso Malpelo non è così cattivo. Ora, forse la grandezza artistica del racconto sta proprio in questo stravolgimento. Il narratore normale, quello che esprime il punto di vista normale del mondo, non reputa possibili i sentimenti disinteressati. È in questo stravolgimento della normalità che sta poi la cattiveria di Verga. Verga è come se dicesse: guardate, il punto di vista del mondo è pensare che non esistono sentimenti disinteressati. Rosso Malpelo è cattivo anche se getta il pane a cani perché gli è morto il padre. Questa mettere la logica economica come logica normale è un atto in fondo di denuncia da parte di Verga, ma di denuncia che non appare mai come tale, perché se apparisse come tale Verga tradirebbe l'impersonalità.